Eccoci qua, buongiorno Siena, la nostra settimana inizia il martedì, ha detto niente, molti vorrebbero iniziare la settimana il martedì invece il lunedì. È con noi il vice sindaco di Siena, Andrea Corsi, grazie di essere qui. Con cui parleremo di tante cose, da parcheggi, il traffico, tutte queste robe così simpatiche, perché a Corsi sono toccati la mobilità, il traffico, la polizia municipale, il personale, la Smart City. Esatto. Complimenti. Quelli di prima quanti c'erano? In quanti si distribuivano? Almeno due e mezzo. È alto Corsi, esatto. Ne vale due e mezzo. A parte gli scherzi, andiamo subito a capire prima di tutto l'area che tira e quindi il tempo, le previsioni meteorologiche. Marco Biagioli il martedì ci dice tutto quello che ci aspetta nella settimana. Andiamo. Dopo una serie di giornate sieche caratterizzate da forte escursione termica tra il giorno e la notte, si riaffacciano un po' di nubi sul nostro territorio. In questo inizio di ottobre, l'ingresso di una perturbazione nord-atlantica favorirà un calo di pressione sul Mar Ligure con il probabile ritorno della pioggia anche sulla nostra provincia. Il tempo rimarrà variabile per buona parte della settimana con annuvolamenti frequenti, ma la probabilità di pioggia sarà poi in calo andando avanti nei giorni. Martedì 2 ottobre, tempo variabile con annuvolamenti frequenti associati a rovesci di pioggia di durata generalmente breve, parziale miglioramento nel corso della giornata. Temperature in ulteriore lieve calo, venti in rotazione est-nord-est moderati con qualche raffica un po' più vivace. Mercoledì 3 ottobre il tempo migliora ulteriormente, cielo da poco a parzialmente nuvoloso con qualche addensamento più consistente nelle ore pomeridiane, ma con probabilità di pioggia molto bassa. Venti da est-nord-est deboli o moderati, temperature minime in lieve calo, massime in aumento. Giovedì 4 ottobre ancora nubi alternate a schiarite. Possibile qualche acquazzone isolato nel pomeriggio, temperature stazionarie, venti moderati da nord-est. Tra venerdì 5 e domenica 7 ottobre non ci attendiamo grosse variazioni. In base agli ultimi aggiornamenti, la probabilità di pioggia dovrebbe rimanere bassa, con un cielo che dovrebbe presentarsi da poco a parzialmente nuvoloso. Con questo concluso, io vi auguro una buona giornata, ovviamente una buona settimana a tutti voi. Grazie. Bene, grazie Marco di Meteo Siena 24, gran lavoro anche in vista del Palio, perché anche loro rientrano nello staff, diciamo, di meteorologi che il comune ha voluto, insomma, mettersi al suo fianco, no? Sì, abbiamo stretto un accordo con appunto uno staff meteo e ogni tre ore dai prossimi giorni ci fornirà una previsione sui giorni del Palio per avere il polso del meteo, che sarà una delle caratteristiche fondamentali e possono determinare la buona riuscita, il buon esito di questo Palio, che è veramente straordinario sotto praticamente tutti i punti di vista. Tutti i punti di vista. Il sindaco scrive su Facebook: la cabala del Palio è come la vita, beffarda a volte, si riferisce all'estrazione, alle cinque contrade, ho detto no, eccetera eccetera. La cabala del Palio è come la vita, beffarda a volte a prescindere dal proprio credo religioso. Sicuramente c'è un Dio del Palio che diverte, divertente e anche beffardo. A me piace sottolineare questa parola, divertente, divertirsi. Il Palio è divertente. Allora, tutti si sono esercitati, no? Fino all'estrazione, in critiche, commenti, profonde riflessioni, tutto quello che, come dire, sta anche dentro soprattutto il calderone dei social. Ma adesso rendiamoci conto che il Palio è una grande occasione, prima di tutto, di esprimere la propria passione, unica e ripetibile di senesi, ma poi di divertimento. Cioè, recuperiamolo questo spirito. Cioè, non stiamo col muso, no, un pochino raggrinzito, ma che cavalli ci saranno, ma pioverà. No, il Palio è divertimento, non so che ne pensi. Sui cavalli io mi ricordo che mi raccontavano che è stato corso cavalli con i cavalli della Sclavo, perché sì, mancavano, quindi ora, questi di ora, sì, chiunque sia, sono delle macchine Ferrari, Sclavo, quindi, secondo me questo non è un problema. Hai detto bene, il divertimento deve essere una componente centrale di come si vive la festa, sia che sia quella ordinaria, che poi ordinario il Palio non è mai, esatto, sia che sia appunto il Palio straordinario. L'iter che ha portato a questo Palio straordinario, poi non bisogna dimenticarsi, anche a discapito di chi lo critica, l'ha criticato, ma le cui critiche adesso si devono arrestare, è un iter formalmente perfetto, corretto, che ha visto la legittimazione delle contrade,
perché 10 contrade hanno votato a favore, e del più, l'organismo democratico più importante della città, che è il Consiglio Comunale. Quindi adesso, comunque, sia che si fosse favorevoli o contrari, sapete che ci sono state delle divisioni, sì, per carità, su questo, anche negli organismi che hanno portato... Ma tutto è legittimo, no? Mantenere ognuno la propria opinione. Però ora c'è, e quindi ora... Ora c'è e va... ora stiamo dentro a quello che è il nostro filone. E viverlo, cioè, con la leggerezza passione con cui si deve, esatto, vivere una cosa del genere. Passione e divertimento. Non ci prendiamo troppo. E liberazione da certe angosce e certe ambasce, ma ce lo fanno smettere. Ma chissà che succede. Vabbè, andiamo a vedere e a respirare ancora all'atmosfera delle stazioni in Piazza del Campo domenica, una piazza strapiena, stracolma, viva, vivace, bellissima. Davanti ad una piazza gremita da quasi 20.000 persone, la sorte ha emesso il suo verdetto. Saranno torre, lupa, chiocciola, oca, drago, tartuca, selva, civetta, nicchio e giraffa a correre il palio straordinario del prossimo 20 ottobre. È stata un'estrazione piena di pathos, con le chiarine che hanno suonato per la prima volta alle 17.30 in punto per annunciare l'inizio delle operazioni. 10 minuti più tardi è cominciata la tanto attesa uscita delle bandiere dalle trifore, con la torre, estratta per prima dal sindaco, accolta dai moltissimi contradaioli presenti nei pressi della cappella. Si conferma fortunata anche la lupa, all'11° palio straordinario di fila, mentre la chiocciola, estratta a sorte per terza, torna a partecipare ad una carriera straordinaria dopo 38 anni. Due le coppie di rivali che saranno sul tufo, torre e oca, e chiocciola e tartuca. Il primo atto del palio straordinario si è dunque consumato. Adesso partirà tutto il percorso di avvicinamento alla carriera, con le previsite del 10 ottobre, la presentazione del drappellone di domenica 14 e le prove di addestramento del 16 mattina. Le dirigenze cominceranno inoltre a lavorare per assicurarsi la monta migliore, e già cominciano al proposito le prime voci, con Tittia conteso da Nicchio, Oca, Tartuca e Selva, Scompiglio che potrebbe tornare nella chiocciola, Andrea Mari che dovrà rimandare l'esordio con il giubbetto del Bruco ed è vicino alle sue contrade storiche Torre e Civetta, e Gingillo che potrebbe ripartire dalla lupa. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi, ma la certezza è che da adesso è nuovamente palio. Bene, eccoci qua, Gabriele Voltolini, il servizio, breve pausa e poi torniamo con il vice sindaco Andrea Corsi. Eccoci qua, buongiorno Siena, con il vice sindaco Andrea Corsi. Parcheggia, allora, ho letto sul Corriere di Siena, se non vado errato, qualche giorno fa, una lunga intervista dove si ragionava di tante cose, però ce n'è una che a me ha colpito particolarmente, perché personalmente è un chiodo fisso. Siena ha azzeccato 30 anni fa la logica della penetrazione con gli autobus pubblici verso il centro dei Pollicini. C'è il problema dei parcheggi, sappiamo che insomma la raggiera intorno è abbastanza ampia, però non completa, e soprattutto per la prima volta mi pare tu parli di parcheggi gratuiti per poi arrivare in centro con i minibus intensificati nella dinamica delle corse. È così? È così. L'idea che vorremmo attuare, anzi che attueremo, è proprio questa, cioè di un sistema di parcheggio che si basa su tre pilastri. Nell'anello esterno alla città, una serie di parcheggi scambiatori che servono appunto tutti i vari punti di accesso, le vie di comunicazione più importanti alla città, al centro storico, dove si può parcheggiare gratuitamente, quindi su striscia bianca, e prendere il pollicino che in pochi minuti porta le persone che ne hanno bisogno dentro il centro storico. A quel punto sarà possibile istituire intorno alle mura tutta una fascia di aru che salvaguardino anche la qualità della vita e la possibilità di sosta e di mobilità, perché quando c'è possibilità di sosta c'è anche possibilità di mobilità per le persone che vivono nei quartieri circostanti le mura. E come terza opzione di intervento, e quindi anche di parcheggio, i parcheggi blu, quelli a ridosso del centro o addirittura dentro il centro storico, gestiti da Siena Parcheggi, evidentemente a pagamento. Quindi queste tre gambe si tengono insieme per sostenere una visione della sosta che possa dare un ventaglio di possibilità a tutti quelli che hanno bisogno di avvicinarsi a Siena, di studiare, di lavorare
di far vivere il centro storico, garantendo il diritto di tutti anche di poter vivere la strada sotto casa, diciamo, con la possibilità di poterci arrivare con la macchina, di non parcheggiare lontano, di non dover impazzire come purtroppo spesso capita. Penso ai cittadini di Valli, no? Che hanno, siamo molto consapevoli, una situazione molto difficoltosa per la sosta, perché spesso le loro strade, poi si tratta di un paio di strade sostanzialmente, sono aggredite, fra virgolette, dalla sosta, dalle auto di chi ha bisogno di arrivare in centro e parcheggia la macchina lì, o a piedi o sfruttando i mezzi sale su verso le logge del Papa. Questo vorremmo risolverlo, però sarebbe sbagliato pensare di risolverlo semplicemente istituendo l'ARU, perché senza una politica più generale questo imporrebbe l'aggravarsi, un sollievo per la zona di Valli, ma l'aggravarsi di situazioni che già sono complicate nelle zone circostanti, per cui sarebbe un po' come mettere la polvere sotto il tappeto. Ci vuole un pochino più di pazienza a risolvere i problemi se li affrontiamo in maniera globale a 360 gradi, però evidentemente in questo modo secondo noi si risolvono. Differentemente è solo una toppa che dura poco e sposta solo il problema. E ecco, se ne parcheggi rispetto a questa parola gratis, che è una vostra partecipata 100%, che dice? Ma Siena Parcheggi, noi abbiamo un fitto rapporto con Siena Parcheggi. Io amo definirli un ufficio del comune di Siena, in realtà, perché è vero che è un SPA, ma è un SPA 100% del comune, e la cui FIS sceglie le proprie politiche tariffarie, la propria politica di sviluppo in concerto con noi. Non è contraria i vertici di Siena Parcheggi a questa impostazione, perché essendo degli esperti, anche loro persone che vivono la città, sono ben consapevoli che il business di Siena Parcheggi non deve essere fatto essenzialmente sui senesi, ma principalmente su quel tipo di sosta di cui hanno bisogno chi viene a Siena in maniera saltuaria e non sistematica per venire a lavorare. Io con Siena Parcheggi, guarda, non più tardi di ieri pomeriggio abbiamo fatto un paio di sopralluoghi. Vorrei dare due anticipazioni di due interventi, secondo me piccoli, ma che danno l'idea di una cura nei confronti della città importante. Abbiamo riscoperto un sentiero che si chiama il Sentiero degli Spagnoli, che non so se molti conoscono, ma è un sentiero che parte proprio dal parcheggio di Siena Parcheggi a Santa Caterina, quindi fuori Porta Fontebranda, e che in pochissimi minuti, senza affrontare pendenze incredibili, e questo mi ha stupito, io l'ho cronometrato in poco più di 8 minuti, ripeto, senza dover avere le scarpe da trekking, si arriva a Porta Laterina, che può essere un percorso, tra l'altro, è molto bello, c'è un'area anche per sciogliere i cani. È una possibilità in più che vogliamo mettere a disposizione dei cittadini che andranno a parcheggiare al parcheggio di Santa Caterina, e poi magari, ipotizzo così, in una bella giornata di primavera scendono da Porta Laterina e si fanno la passeggiata per tornare al parcheggio in veramente pochissimi minuti. Un'altra cosa interessante: ci sarà la possibilità di montare un ascensore che dal parcheggio Il Duomo arriva direttamente al Collegio San Marco, senza dover camminare radenti alle mura in via del Nuovo Asilo, che è una situazione pericolosa. Perché un altro dei punti su cui vogliamo stare molto attenti, e che forse è stato un po' trascurato negli ultimi anni, è quello della sicurezza dei pedoni. L'intervento di Porta Romana, di liberare Porta Romana dagli pullman turistici, nasce proprio da questa principale esigenza, cioè di evitare che si creino delle situazioni di rischio, perché era un dato di fatto che a Porta Romana far convivere gli autobus turistici, il trasporto pubblico locale
delle scuole soprattutto, le auto di chi va si serve alla zona dell'ex ospedale psichiatrico creava assolutamente fatta bene. Questo non bene. Sarà il primo intervento, vogliamo anche sui pullman turistici rivedere un po' tutto il sistema di attracchi. È un percorso lungo, non si può risolvere in un attimo. Questo era il primo intervento sulla situazione più difficile, evidentemente, però l'idea è quella di probabilmente concentrarli in un'area che non sia di impatto sulla città. Vorrei tranquillizzare anche gli abitanti di San Prospero, attendere, vogliamo provare a liberare anche loro da questa presenza, garantendo però un bel servizio per chi si avvicina, per chi viene a passare una giornata a Siena con il pullman. È chiaro. Fra l'altro abbiamo citato Siena Parcheggi, tra poco c'è l'inaugurazione della nuova installazione artistica nella risalita di Santa Caterina, fatta dai bambini, praticamente un po' come quella che è già ai Tufi, e quindi ci sarà l'inaugurazione di quest'opera realizzata dagli alunni in occasione della festa ai nonni. Auguri per me, non per te ovviamente. Sono 60 piastrelle in ceramica, insomma sarà una bella occasione di festa tra poco alla risalita di Santa Caterina. Insomma, sto parcheggio a Porta Romana poi si fa? Il parcheggio a Porta Romana sono due gli interventi in quell'area che andranno fatti. Uno è quello, appunto, come dicevi tu, nell'area delle pie disposizioni, con le quali dobbiamo trovare un accordo. Ancora l'accordo non c'è, e quindi ma se sono qui, esatto, spero che abbiano a cuore il bene comune della città, come sicuramente avranno, e sono convinto che riusciremo a trovare una soluzione che per il momento non c'è, ma che probabilmente è a portata di mano. E l'altro intervento, che a quel punto permetterà di costituire l'aro in valli, è quello dell'area della Coroncina, dove vorremmo realizzare un ampio parcheggio scambiatore dal quale con il pollicino in pochi minuti arrivare in centro. Bene. Questa è l'idea. Resta penalizzatissima la zona fuori Porta Vispi. Fuori Porta Vispi, dramma. È una zona che conosciamo bene, la cui situazione è difficilissima. Un primo intervento sarà quello di istituire un senso unico per fare un anello e permettere i parcheggi in maggior sicurezza in via Vivaldi, sfruttando quella bretella, quei pochi metri che collegano dal termine dalla parte della Virtus fino alle nuove installazioni, le nuove case costruite fuori Porta Pispini. Questo è un primo intervento che dovrebbe favorire la mobilità e anche la sosta, perché a quel punto con il senso unico, comunque non dovendosi scambiare le auto, a quel punto si può veramente disegnare gli stalli, garantire un maggior numero di posti auto. Questo non risolverà il problema, no. Perché gli interventi andranno calibrati, si dovrà secondo me studiare un rafforzamento del parcheggio scambiatore dei due punti, che è lì a ridosso. Studiare forse in modo un po' ardito, ora di cose poi possono essere assolutamente fuori luogo per le magari altimetrie, per i dislivelli, per il verde, eccetera eccetera, però in linea d'aria Viale Toselli, via Vivaldi, cioè, un percorso a piedi, sì. Studiare su quella direttrice. Anche quello l'abbiamo individuato, perché vorremmo recuperare anche questa serie di percorsi che spesso noi senesi ci siamo disabituati anche a camminare. Vorremmo portare avanti, parto da questo per anticipare anche un intervento che secondo me può essere... Aspetta, anticipiamolo dopo, okay. Perché ora se mando la pubblicità viene pubblicità. Fuori... Prima. Pubblicità e poi torniamo con Andrea Orsi. Eccoci qua con Andrea Corsi, vice sindaco di Siena. Un'anticipazione, ti ho bloccato, andiamo sull'anticipazione. L'anticipazione, vogliamo preparare una serie di cartellonistica
dedicata a chi fa i percorsi a piedi, invogliando a compiere questi brevi tragitti, a volte sono proprio strategici, che in pochi minuti possono portare da un capo all'altro della città, con l'indicazione di quanti minuti ci vogliono, perché sono convinto che se una persona vede che in 8 minuti da, ora parto dal caso di ieri, dal Laterino è arrivata al parcheggio di Fonte Branda, dice ma forse quasi quasi scendo, certo, giù, me la faccio a piedi. E poi è incentivato a fare quegli 8 minuti, diventa anche una cosa ginnica, diciamo. No, e qui siete in continuità con la vecchia giunta, però attenzione, che ci vogliono far correre tutti sportivi, tutti. Sì, però gli altri secondo me hanno esagerato. Con moderazione. Con moderazione. Andiamo invece subito a dare uno sguardo oltre le mura. Allora, noi abbiamo questi due corrispondenti dalla Toscana fantastici, cioè Simone Bachini, giornalista di Italia 7 che fa stamani il suo esordio, Giovanni Ciappelli, giornalista di Radio Toscana. Si spartiscono la settimana. Eccolo qua, è pronto nella sua auto, attenzione, Simone Bachini è già in giro, dice giornalisti, si sveglia, no a che, assolutamente no, in giro a te Simone, che succede in Toscana? Buongiorno Daniele, buongiorno a te, buongiorno soprattutto ai telespettatori di Sera TV, sono Simone Bachini, Simone Bacco Bachini per la precisione, giornalista, filmmaker toscano molto legato a Siena, insomma Daniele lo sa, poi magari avremo modo nel corso del tempo di spiegarlo. Allora, sono sulla mia auto, in sicurezza, cinture e in giro per la Toscana, come faccio ogni giorno per il TGT di Italia 7 e oggi, allora, anzitutto, partendo dalla costa, la situazione del Monte Serra, questo monte che è stato un po', diciamo, falcidiato in questi giorni dagli incendi, ieri l'incendio sul versante anche lucchese, a quanto pare un fulmine visto i temporali della notte e dei giorni scorsi, ma sul fronte pisano invece la procura sta indagando per cercare il piromane, tra l'altro c'è una dichiarazione del vigile del fuoco di Calci che dice è una persona del luogo, è una persona che conosceva bene il Monte Serra, sapeva benissimo come appiccare il rogo, quindi fronte giudiziario ma anche fronte da un punto di vista naturalistico, perché adesso piove e le piogge insomma fanno un po' temere, perché si teme un dilavamento, no, di quelle che sono le ceneri, gli arbusti sul Serra, una tragedia da un punto di vista davvero naturalistico, che in qualche modo adesso con le bonifiche e tanti anni soprattutto dovrà essere ricostruita su quel monte dove ci sono un po' le antenne, un po', diciamo, il Serra è famoso, è stata una delle prime postazioni della radiotelevisione italiana, insomma, quindi un luogo caro anche da un punto di vista di trasmissioni del mestiere che facciamo. Poi a Livorno c'è un giallo, a Castiglioncello in particolare, un uomo che 11 giorni dopo il coma è purtroppo deceduto, ed è giallo perché la moglie dice lo hanno aggredito, gli hanno rubato il Rolex, e quindi da capire un po', anche se c'è una testimonianza stamattina, leggevo sul Tirreno, di un volontario della pubblica assistenza, pare che l'uomo abbia detto sono caduto accidentalmente nel momento in cui ha ripreso conoscenza. E poi c'è la vicenda Piombino con l'ex Lucchini, no? Che adesso è Jindal, arriva un'altra nave di acciaio, di Blumi, quindi insomma si produce, ma c'è la questione della cassa integrazione, no? Che sappiamo bene, tutte le polemiche come alla Bekaert per ciò che riguarda il Job Act, l'aveva tolta, quindi Di Maio che con decreto insomma sta cercando di rimetterla, queste sono tutte le vicende un po' nazionali. Andiamo avanti, Grosseto, dove c'è questa storia di questa benefattrice vince 5 milioni di euro al Gratta e Vinci e appunto sta facendo beneficenza, la tabaccaia
da dove ha vinto il Gratta e Vinci, che gli ha proposto di finanziare un centro per disabili vicino Grosseto. Questa benefattrice che ha detto di sì, adesso c'è anche una lettera, quindi insomma una vicenda che va avanti, e insomma questo bel gesto e questa signora che davvero sta mettendo la sua fortuna a frutto del territorio, è un bel esempio. E poi vabbè, nel senso, risalendo un po', Prato, Pistoia, insomma, Firenze, Firenze appunto con tutte le vicende politiche, e qua nel senso una Lega con Susanna Ceccardi, proprio dico qua perché siamo proprio nei territori vicino Cascina, dove lei è sindaco, che la inizia a mettere sulla sanità, dice basta pensare ai medici, in Toscana mancano tanti infermieri, no? E quindi la Lega che insomma si fa capolinea di un'opposizione e di un arrembaggio alla regione toscana, insomma, che ben sappiamo, insomma. Io per adesso ti saluterei qua, insomma, ci siamo già dilungati anche tanto. Ah, c'è il Festival della Robotica a Pisa, ecco un'altra piccola cosa, robot, che poi grande mistero anche lì, no? Perché poi è un cambiamento quello dei robot che va guidato, e c'è bisogno anche lì di protezione, perché poi sì, tolgono posti di lavoro, ma insomma i robot aiutano anche molto poi nel fare quotidiano, e anche da un punto di vista industriale, eccetera eccetera. Però è una rivoluzione che quella, e va guidata. Forse mi sono dilungato troppo, non lo so. Io ti saluto, poi ci rivediamo in questi giorni. Salve, ciao a tutti. Grande Simone Bachini, direttamente dall'auto che lo porteranno sui luoghi di lavoro di questa giornata. A proposito di auto, chi c'ha l'auto nella ZTL che fa adesso rispetto ai permessi? C'è qualche novità? Si può fare dal divano sto rinnovo della ZTL? Per adesso non si può fare dal divano, l'hanno potuto fare dal divano i genitori dei bambini che hanno le scuole dentro il centro storico, sul divano e con il tablet o il portatile sulle ginocchia, evidentemente, non solo con il pensiero. Quindi c'è la possibilità, siamo partiti con questo piccolo intervento quasi pilota per chi ha i figli dentro una scuola all'interno della cinta della ZTL, ha potuto farsi il permesso con i metodi online sul sito del comune, senza dover andare recarsi al comando della polizia municipale della Siena Parcheggi a prendere il permesso. Questo esperimento lo vogliamo replicare in maniera massiccia a questo punto su tutti i permessi ZTL. Questo è un percorso un pochino più lungo da realizzare, siamo già in contatto con la ditta di software che collabora con l'amministrazione, con la polizia municipale, quindi con l'amministrazione comunale. Fra qualche mese vorremmo avere la possibilità, e l'avremo, di illustrare alla città questa importante novità, che permetterà ai cittadini uno strumento in più di poter, quando hanno necessità di entrare alla ZTL, farsi il proprio permesso dal sito del comune o addirittura attraverso un'app, pagare quello dovuto a seguito del rilascio del permesso con la propria carta di credito, la prepagata, insomma PayPal, tutti gli strumenti che ormai tutti usano, e stamparsi il permesso da mettere. Bene. Il giorno che ci sarà questo, verrai qui e ci sarà una nuova che ha creato un Andrea, forse lanceremo questa novità. Grazie di essere stato con noi, al vice sindaco di Siena. Adesso è il momento di Fiorino Iantorno, che come sempre fa un suo ragionamento attinente alla comunicazione, non alla politica, alla comunicazione. E quindi andiamo a sentire il suo contributo, l'opinione di Fiorino Iantorno. La Siena. Dopo aver registrato la risposta in diretta del sindaco De Mossi, che ci ha spiegato come vorrà utilizzare Facebook da sindaco, lo ringraziamo, è stato chiaro, vorrei guardare alla comunicazione dell'ex sindaco, oggi consigliere comunale, Bruno Valentini. Innanzitutto Bruno Valentini coerentemente fa il consigliere comunale e continua a utilizzare il social network, in particolare Facebook, in maniera massiccia.
registriamo le sue telecronache del Consiglio Comunale, dove, anzi, addirittura lui numera i post, post 1, post 2, post 3, post 4, post, post 7, ci racconta tutto quello che succede in Consiglio Comunale, più commenta tutte le notizie varie. Bravo, continua a fare il suo mandato, a renderci partecipi. Forse eravamo abituati a un Bruno Valentini con filtro, ora abbiamo un Bruno Valentini senza filtro, parla di tutto. Questo perché, lo voglio spiegare ai pochi che ci ascoltano, i primi ministri, i ministri degli interni, i sindaci, i presidenti della provincia, non è che utilizzano essi stessi direttamente il social network o Twitter, non sono loro che lo fanno, ci sono un gruppo di comunicatori che li ritaglia, li taglia, gli dice quali parole utilizzare, poi naturalmente ci sono quelli che più o meno ci mettono del suo, ma tutto viene gestito in base anche alle parole, i temi che sono di tendenza. Però Bruno Valentini, diciamo così, oggi raccoglie, nonostante è coerente con l'utilizzo del social network, raccoglie meno like. Il like è quel dito così, il mi piace, tutti fanno a gara a chi ne ha di più, soprattutto i politici. È una sorta di vanità in qualche modo, di potere forse. Ma perché Bruno Valentini quando era sindaco ne aveva 150, 200 e oggi nei suoi post ce ne sono 30, 40, 20, sempre numeri considerevoli? Dove sono finiti tutti quelli che facevano like a Bruno Valentini, tutti quelli che osannavano Bruno Valentini? Sono scomparsi, tramortiti dalla sconfitta? Forse hanno paura? E forse è una questione di potere? Forse coloro che davano consenso a Bruno Valentini sul web sono andati a darlo a qualcun altro? Questo ci dovrebbe far capire che alla fine all'interno e con il social network c'è anche un po' di voyeurismo, c'è un po' di, come possiamo dire, di compiacimento al piacere, di chi, al potere di chi sta dall'altra parte. Tutti noi vogliamo piacere al potente e quindi lo osanniamo. Nessuno gli vuole dire il re è nudo, nessuno si mette a baccagliare con chi ha il potere. È più facile premere un pulsante, fare like e salutare tutti. Il nostro impegno è finito lì. Saluti da Siena. Eccoci qua, siamo tornati e ci ha raggiunto, lo ringraziamo, al capo servizio della Nazione di Siena, Pino Di Blasio, l'uomo del martedì. Grazie Pino, che oggi sulla pagina del QN, sulla Nazione, ha questo pezzo: l'escort ai festini a Siena, perquisita la casa della Iena, David Rossi, mistero infinito. C'è un bell'articolo in cui, fra l'altro, tu riporti alcune parti precise, diciamo, dell'atto che ha poi portato alla perquisizione della casa di Monteleone, molto interessanti. Si cerca questo famoso escort, no? Sì, a me questo decreto di perquisizione ha colpito per tre motivi. Uno, perché i PM hanno detto chiaramente che quello che sarebbe stato ascoltato, interrogato, di cui si è parlato anche a Siena, non è l'escort che loro volevano in qualche modo, non sarebbe questo Stefano che nella famosa trasmissione delle Iene, una famosa puntata delle Iene, avrebbe parlato di questi festini con magistrati, militari, politici e banchieri e quant'altro. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che molto abilmente i PM mettono questo motivo del decreto di perquisizione quasi a tutela degli indagati, nel dire: vedete che se riusciamo a provare che questi festini sono veri, risulta fondata la vostra tesi che tutta l'inchiesta è stata condotta in modo, diciamo, lacunoso e superficiale. L'inchiesta sulla morte sulla morte di David. E quindi in ogni caso è nel vostro interesse che ci sia questa storia dell'escort. Terzo punto, si tratta di vedere anche la tutela degli accusati, che in qualche modo vogliono sapere chi li accusa di questa, certo, di questi festini. Tra parentesi, ammetto che giornalisticamente la difesa di Antonino Monteleone, come dire, non si può, è una difesa tipica di tutti i giornalisti quando c'hanno questa storia, però a questo punto penso che arrivati a questo punto, se ci fosse una ricerca della verità, sarebbe meglio di tirare fuori tutte le carte, perché sostanzialmente è una storia veramente infinita che sta facendo troppe fratture, soprattutto anche inutili, molto inutili, sì, su questa storia. No, le Iene hanno il loro target, il loro timbro, e quindi il tipo di lavoro che hanno fatto loro ha una sua personalità giornalistica. Noi abbiamo fatto un altro, noi siamo stati alle cose più oggettive sull'inchiesta, come il fatto che nella superperizia ordinata dalla Procura di Siena si dica serenamente che ci sono state delle percosse prima della caduta.
e che poi la stessa superperizia che ha portato poi alla seconda archiviazione dica che quelle percosse, quei segni che sono derivati da percosse, in realtà non lo sono, ma se li ha autoprocurati Davide Rossi dopo essersi gettato nel tentativo di risalire sbattendo sul muro e sul davanzale della finestra. Personalmente a questa tesi che quelle percorse, quei segni di percosse siano autoprodotti nel tentativo di risalire, non ci crederemo mai. Ci sono altri dati oggettivi, quello dell'orologio, ne abbiamo parlato con Ranieri Rossi la scorsa settimana. Vedremo. No, francamente questa delle percosse davvero è stata anche rimarcata dal colonnello De Rossi, da Zavattaro, che ha fatto questa ferita, ha ammesso che quelle ferite sono relative a una, sono compatibili con un'aggressione. Quindi su questa, ma guarda, la vostra inchiesta è un'inchiesta che mira sul cuore del problema, cioè sulla morte di Davide Rossi. Questo dei festini, per quanto possa essere intrigante, sicuramente accattivante, a me ha sempre dato l'impressione di essere una totale, diciamo, fuorviamento delle indagini. Ognuno ha diritto di fare le sue inchieste, certo, che gli fa. Poi ognuno ha diritto di difendersi come vuole in questa storia, però a questo punto hanno diritto anche i magistrati di cercare di capire chi è chi le sta in qualche modo accusando di aver indagato in modo superficiale perché ricattabili, perché partecipavano ai festini. A questo punto si tratta di fare chiarezza, vediamo un po' che succede. Tanto penso che sarà roba di due o tre mesi, l'inchiesta di Genova finirà o con rinvio a giudizio o con una non luogo a procedere. Oh, esattamente. Allora, andiamo a vedere come procederà invece la redazione di Siena TV in questa giornata, e quindi è il momento di andare subito a sentire che cosa ci dirà il direttore di Radio Siena TV, Matteo Borsi, a cui ovviamente diamo il nostro buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti voi. Beh, questa mattina senza dubbio la nostra redazione porrà molta attenzione sull'incontro che si svolgerà in prefettura, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nella sala degli arazzi della prefettura, proprio in mattinata, ci sarà questo incontro presieduto dal prefetto di Siena Armando Gradone, nel quale si parlerà di alcuni punti importanti. Ci sarà un report sull'andamento della sinistrosità e quindi si parlerà ovviamente di sicurezza stradale, è un tema sempre attuale e delicato. Si parlerà anche di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti presso gli istituti scolastici. Tra i punti all'ordine del giorno, la presentazione della bozza di patto per la sicurezza urbana, attivazione del sistema integrato di videosorveglianza nella provincia di Siena. Ovviamente, oltre al prefetto Armando Gradone che presiderà l'incontro, ci saranno anche i vertici provinciali delle forze dell'ordine, il comandante dei vigili del fuoco, il presidente della provincia, tutti i sindaci e anche i rappresentanti dell'azienda USL Toscana Sud-Est, tra gli altri ovviamente. Questo è uno degli argomenti che seguiremo oggi e sui quali vi terremo informati. Per adesso è tutto, di nuovo a te la linea, Daniele. Grazie al direttore Matteo Borsi. Pino Di Blasio, il paginone, insomma il primo piano della Nazione di Siena, la scoperta dell'acqua calda. Bel titolo, riapre la piscina al cantiere durato 4 mesi. Finalmente, viene da dire, no? Finalmente, è uno dei problemi di questa città, di questo scorcio di stagione. Abbiamo dei problemi di impianti sportivi che si sono concentrati proprio in questa fase estiva. Le piscine sono un punto dolente storicamente di una città che è stata premiata come una delle città migliori per lo sport, soprattutto grazie ai successi individuali di tennisti e anche ai successi di squadra come Mavillas, la palla a mano, insomma una bella serie di successi. Eppure ti scopri che attorno a noi ci sono delle città più piccole, dei paesi più piccoli, che hanno piscine molto migliori delle nostre. Noi dobbiamo fare i conti con due piscine che avevano dei problemi di vetustà abbastanza notevoli. Adesso speriamo che si risolva almeno uno di questi problemi. Tra l'altro, è una delle piscine più usate come riempimento in Toscana, della piscina dell'acqua calda. È chiaro, breve pausa e poi andiamo al rush finale di Buongiorno Siena, ancora con Pino Di Blasio. Questa è la nostra sveglia, poi è suonato qualcosa nell'orologio Pino Di Blasio, ho detto ma che c'è la sveglia? E io durante tutta questa pausa mi divertivo con Pino Di Blasio, c'ha l'iWatch. Cioè, mentre io ho un orologio qualsiasi, lui c'ha l'iWatch, c'ha il telefono lì dentro, le mail,
Questo si vede la differenza fra un giornalista serio e uno ormai bordi, insomma. No, non è questo, è questo. Il problema è che quando si arrivano a certe età ti piace giocare, questo è un giocattolo molto carino. Non serve. Ma mi fai vedere un attimo, scusa, Lazzeroni, Paolo Lazzeroni, grande fotografo, buongiorno Paolo, lui, esatto. Era lui che chiamava perché... Lo richiamiamo così lo facciamo sentire, ma come... Però ci l'hanno in tanto. Fallo vedere un attimino, fallo vedere bellino. No, che la gente di Lazzeroni, devi trovare Lazzeroni, che ha chiamato Lazzeroni. Ha chiamato Lazzeroni. E siamo felici. Allora, la sveglia ci vorrebbe al PD, che litigano anche sul presidente della provincia, come scrive Cristina Belvedere sulla Nazione. Duello sul presidente della provincia, accordo lontano tra i sindaci del PD, sfida tra Bettolini e Franceschelli. Una cosa appassionante proprio. No, ma francamente a me piace più la storia del presidente degli industriali Senese, che se la prende con la Lega, così come quella di Firenze. Appassionante quella di, che non era niente. Ma francamente il PD cerca di farsi del male da solo, non è solo quello che succede in provincia di Siena, che è anche ridicolo. Loro hanno già trovato un accordo per nominare Franceschelli, però in una riunione abbastanza carbonara in cui c'erano poche persone. La Valdichiana ha protestato, ha detto no, mi candido anch'io, il sindaco di Chiusi, e quindi per l'ultimo residuo di potere, che sarebbe il presidente della provincia, che però è molto relativo, si assiste anche a una disfida tra territori, tra sindaci, tra correnti, e chi ne ha più ne metta nella telenovela del PD, nel cupio di Solvi che affigge questo partito. Quello più importante però è quello che succede a livello regionale, cioè se tu vedi che hanno fatto un paio di settimane fa, celebravamo l'accordo tra Gelli e Bonafè per la segreteria regionale, ecco, adesso si è spaccato tutto. Qual è il motivo? Che ai gelliani teoricamente sarebbe toccato solo il 13% dei posti nel futuro della direzione regionale. Come si fa? Col 13% oramai, davvero, no? Secondo me, esatto. Dallai, no? È gelliano. Sì, Luigi Dallai, ma non è quello il punto. Il punto è che oramai sono arrivati alla situazione di... Non so nemmeno di che. Il Tafazzi è ormai il master del tafazzismo, cioè proprio sono totalmente botte suicide su un partito che non riesce nemmeno a trovare una quadra, nemmeno sul menù di una cena o sulla pericena. No, a cena hanno litigato per dire Alenda, cena, no, io vado di qua, disse Zingaretti. Vabbè, lasciamo perdere queste robe della politica. Stiamo, per esempio, invece una cosa molto importante, perché domani si riapre il tavolo a Roma. Con il governo, con la Whirlpool, questa è roba seria. Molto seria. Vedremo come va a finire. Poi il giorno dopo c'è il tavolo per la Bassilis, sempre a Roma. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con Massimo Nori. Il tema del lavoro, noi cerchiamo sempre di portarlo. No, ma è cruciale. Questo mi fa piacere. Francamente, mi piace che l'impostazione dell'informazione sia su queste. Guardate, a questo punto si tratta di coniugare sia le questioni che ci divertono, come per esempio il palio, in qualche modo, sia con le questioni più serie che ci aspettano nei prossimi mesi. Cioè, se tu perdi una serie di appuntamenti cruciali, come su questa storia della manovra, su questa storia del dibattito, cioè alla fine ti ritrovi a gestire una crisi che non riesci più a raddrizzare. La Whirlpool può ancora essere raddrizzata, perché se basta prorogare quegli ammortizzatori sociali, esatto, che vogliono già prorogare per altre vertenze, e un po' degli esuberi vengono sicuramente ridotti. La stessa storia sulla Bassilica, che basta trovare un accordo anche col colosso Nexi per cercare di sanare anche la situazione di... perché parliamo di famiglie che in ogni caso rischiano il lavoro, parliamo di stipendi, non parliamo di redditi di cittadinanza aleatori e molto, come dice anche il presidente Campinotti, molto aria fritta, perché non si sa nemmeno che succede. Ogni tanto esce una notizia che toccherebbero anche a 500.000 Roma, ma una serie di stupidaggini su questa storia, proprio ne ho abbastanza, e nonostante questo non ne ha ancora scritta niente, sono tutte cifre a matita. Mentre se si parla di vertenze industriali che ci riguardano da vicino, si tratta di centinaia di posti di lavoro e di famiglie che rischiano lo stipendio e saranno quelle di cui parlare, non del resto. Allora, grazie a Pino Di Blasio, tornerà con noi martedì prossimo, e quindi adesso va invece in redazione a lavorare per la Nazione. È il momento di Duccio Balestracci con la sua pillola di cultura, e poi domani sarà Mauro Martellucci. Insomma, grazie ancora a Pino Di Blasio. Duccio Balestracci. Oggi parliamo di due personaggi molto diversi e molto simili al tempo stesso, due giornalisti. Uno è Paolo Maccherini, che era nato a Siena nel 1940, che esordisce giovanissimo, meno che ventenne, su Paese Sera
parlando di ciclismo, scriverà di ciclismo, di basket, di calcio, di tutti gli sport immaginabili. Fino al 1967 Paolo Maccherini lavora al Giornale del Mattino di Guido Farolfi. Poi quando nel 1967 la redazione senese del Giornale del Mattino chiude, Paolo Maccherini è insieme a due suoi grandi amici, ovvero il professor Balocchi e Roberto Franchi, fra i fondatori di una nuova testata che si chiama Siena Cronache. Siena Cronache è un giornale della Democrazia Cristiana. Paolo Maccherini è un democristiano e sarà un consigliere comunale della Democrazia Cristiana per 11 anni, dal 1968 al 1979. Paolo Maccherini collabora a una serie di testate, Il Campo, che poi dirigerà anche La Nazione, Antena Radio S, Corriere di Siena, Canale 3, testate che non esistono più come Televideo Siena. Paolo Maccherini è corrispondente della RAI a partire dal 1981, ma soprattutto Paolo Maccherini è l'animatore dell'ente Mostravini, l'enoteca scomparsa di recente, per la quale si dà moltissimo da fare. Muore nel 2008. L'altro personaggio è Renzo Corsi. Renzo Corsi nasce nel 31, ha in qualche modo una carriera giornalistica abbastanza simile a quella di Maccherini. Esordisce meno che ventenne per tutto sport, scrive per una serie infinita di testate sportive, scrive addirittura per il Giornale di Sicilia, privilegiando un tipo di cronaca dello sport che non guarda soltanto al risultato, ma che guarda che cosa c'è dietro il risultato. Non è un caso che Renzo Corsi sia stato uno dei fondatori di Mese Sport, la testata anch'essa da poco scomparsa, diretta per tantissimi anni da Mario Ciani. E soprattutto Renzo Corsi è stato un esponente politico opposto rispetto a Maccherini. Nasce come socialista, passa al PSIUP, poi passa al Partito Comunista. Renzo Corsi è l'anima del meeting dell'amicizia di Siena, cioè quello spin-off che era nato nel 1960 dopo le Olimpiadi di Roma, che dal 61 l'UISP nazionale non si sente di riproporre a Roma e che Renzo Corsi e altri fanno di tutto per portare a Siena, perché il meeting dell'amicizia era un grande momento di incontro in un momento di tensioni, di guerra fredda, di scontro di blocchi socialista e capitalista, con all'interno dello sport il modo di parlarsi, di sentirsi nello sport. Muore nel luglio del 2002. Renzo Corsi, Paolo Maccherini. Perché li abbiamo ricordati questa mattina? Questo lo saprete domani mattina da Mauro Martellucci. Restate nelle nostre frequenze. Grazie, grazie a Duccio Balestracci. Io sono arrivato in fondo. Con ultima fatica, Sofia, ti lancio la canzone mia, la canzone preferita. Ricorda di metterle tutte insieme. Poi alla fine vorrei anche che i nostri telespettatori e radioascoltatori mi confortassero nelle mie scelte, mi dessero un voto sulla mia scaletta. Poi alla fine, comunque, vediamo. Adesso io ho scelto Ed Sheeran, Shape of You. Bellissima. Quindi la canzone te l'ho chiesta, ho fatto tutto il mio compitino. Me ne vado, poi la sigla la lanci te. La lanciamo noi sicuramente, ma ti ritroviamo domani mattina. Domani mattina, grazie a tutti e grazie a te, Sofia. Eccola qua. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Your body,
every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Scelta dal nostro Daniele Shape of You per concludere anche questa puntata di Buongiorno Siena. Non smettiamo di darvi il buongiorno, ci mancherebbe, ma la nostra puntata finisce qua. Torniamo tra poco con Siena in diretta.